Quattro operazioni della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce, quasi 5.000 capi contraffatti sequestrati, sei denunce a piede libero. Sono i risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle solo negli ultimi giorni, nell'ambito dell'operazione Veramente Falso che va avanti già dall'agosto del 2008. Via Trinchese, Piazza Libertini a Lecce, il mercato rionale di Casalabate, sono le zone messe al setaccio dai militari e che ancora una volta si sono rivelate aree di mercato per la merce falsa. Una vera e propria filiera, quella che la Guardia di Finanza mira a sradicare, che va dal produttore al consumatore, in mezzo gruppi di salentini che si accordano per acquistare dalla Turchia e dal napoletano abbigliamento griffato taroccato. Ad occuparsi della vendita al dettaglio sono invece gli extracomunitari. In due dovranno rispondere di contraffazione e ricettazione di resistenza pubblico ufficiale, visto che nel momento in cui sono stati fermati hanno aggredito i finanzieri tentando la fuga. Gli ultimi due denunciati invece sono acquirenti. Per loro una sanzione amministrativa che va dai 100 ai 7.000 euro in caso di recidiva, di 200 euro se invece decideranno di pagare la multa entro 60 giorni.